Cominciamo dunque con il paradiso, giustamente. Per chi l'avesse dimenticato, comincia così. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende, perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. Così iniziava Dante, questo poeta pisano trasferitosi a Firenze, che raccontò, questo a Livorno dico diverso, insomma, è sempre bene stare attenti, del paradiso. Il paradiso, cosa c'entri col lavoro, è un po' difficile capirlo, però c'entra molto in realtà. E quindi cercheremo di affrontare questo tema. Nelle precedenti serate ci sono state molte testimonianze, come voi sapete, portate a voce, lette da comunicazioni che venivano dal web. Saremo in questo caso qua, anche noi, a aspettare i segnali dal web che ci illuminano. I nostri due cherubini citeranno le cose che arrivano via web e ce le diranno. Il nostro segnale musicale, il valido compositore Piwi, ci darà dei segnali musicali complessi, mentre già è in azione l'amanuense, il manoscrittista, miniaturista Guido Bartoli, che io applaudirei subito Bartoli, così iniziamo. Quest'uomo che ci dà le spalle per discrezione, per sua discrezione. Devo dire che questo è un posto molto bello e molto simbolico. Mi raccontavano, ho detto, ma che bello questo posto qua. Ero venuto qua, mi avevano mandato un indirizzo sbagliato nei messaggetti. Devi andare al cinema Lamiere. Quindi ho chiesto al tassista, mi porta a Lamiere? E lui si è indignato, ha detto Lumiere. Giustamente è uno dei primi cinema italiano, mi dicono, dove si proiettavano i muti fin dall'inizio, 1914, qualcosa del genere, poi è diventato cinema de sé, poi giustamente in progressione cinema porno, quindi a segnale questa continuità tra il lavoro intellettuale e il lavoro fisico, che non sono cose diverse. E poi ritrovando questa sua dimensione di luogo d'incontro molto elegante, che mi complimento, Pisa è una città molto chic, vista da questa angolazione. Con tutto ciò, che cosa senti il paradiso? No, non lascia perdere, sono cose che si dicono, poi non ci credo mica. Il paradiso. Per chiunque si entri nel merito del tema del paradiso deve avere perlomeno una guida, una Beatrice, e anche io ce l'ho, in questo caso, Cristiana Guccinelli. Eccola qua, la nostra Beatrice, a cui concedo un sacro microfono, casomai servisse. Io credo che a questo punto di te dovrebbero dirci qualcosa anche loro, se, andando secondo la scaletta normale, ma siccome non lo stanno lo direte, siete pronti a dire qualcosa? Prontissimi. Se no glielo chiedo direttamente a lei, vi rispingiamo la luce e vi lasciamo al buio. Partiamo con una cosiddetta scheda paradisiaca. Primo. Caldo e silenzio nella mia città, Pisa. Incontro una signora senza dimora, con evidenti problemi di alcol, sola, senza nessuno e senza niente. Comincio a trascorrere del tempo con lei. Poi le propongo una doccia. La mia famiglia è in vacanza, posso permettermi di essere coraggiosa ed incosciente. E così Hélène Charlotte rinasce. Casa, affetto, pasti, compagnia. Del resto sono in vacanza e posso usare tanto. Inizio a cercare un luogo per lei, per curarla e per alloggiarla. Decine e decine di telefonate di cui conservo un meticoloso elenco. Sono da 15 anni la responsabile dell'ufficio stampa del Centro Servizi Volontariato Toscana. Conosco tanti luoghi, persone, esperienze e mi dico, troverò una soluzione per Hélène Charlotte. No, non la trovo come la vorrei e per giorni e giorni non la troverò neanche come non la vorrei. Nel suo peregrinare annebbiato, Hélène Charlotte non ha documenti, è romena, ha 45 anni ed è alcolista, ed è senza fissa dimora. Allora il miglior risultato che riesco a raggiungere è un asilo notturno. Fa parte di un bel progetto di questa città, il progetto Homeless.
Beh, già tanto. Anche perché sono ancora in ferie e posso permettermi di farle compagnia durante il giorno. Un po' di spesa, un po' di cucina, la mia e la sua. E poi, quando vuole, racconti e ricordi di una vita troppo dolorosa. Ma la permanenza dell'asilo scade. Suona la campanella del mio rientro al lavoro, in un'altra città per giunta. Ed insieme si apre ancora una volta, per Hélène Charlotte, il baratro della solitudine e dell'alcol. Eppure un perturbatore si era aperto. Ma nessuno nei giorni ha voluto allungare una mano. Noi solo uomini alcolisti, noi solo donne maltrattate, noi ci siamo ma solo se un CERT o un pronto soccorso o la polizia ci incarica di farci carico. Per non parlare dei servizi pubblici, inarrivabili per una donna straniera e senza documenti. Io non ci capisco più niente. Sono nella mia regione ci sono 3.250 associazioni di volontariato e i servizi sociali fra i migliori d'Italia. Ma siamo sicuri che sia così? Che cosa sta succedendo, mi chiedo. Hélène Charlotte, dagli occhi color del mare, torna in strada e siamo da capo, almeno all'apparenza. Allora scrivo ai colleghi giornalisti. Posso farlo, lo so fare, ho tanti nomi e tanti indirizzi, ho anche tanti amici. Una rete piccola ma efficace nasce. Io ed Hélène Charlotte non siamo più sole. Ora ci sono Daniela e Bettina, c'è Paolo, c'è Valentino, medico generoso. C'è una comunità che la accoglie e ci sono gli avvocati di strada. E poi c'è l'associazione che rappresenta la comunità romena in Italia. Leo è premuroso e agguerrito. Risolveremo anche la questione dei documenti. Ognuno dà il suo contributo e non sembra più di togliere l'acqua dal mare. Complimenti. Molto bella questa storia, questa esperienza. Beh, in cui si colgono degli elementi molto paradisiaci e anche molto, diciamo, critici, no? Cioè, da una parte, altro domanda a te, anzi, cioè, cosa c'è di paradisiaco in questo lavoro? Dov'è che lavorare a questo centro di coordinamento del volontariato toscano, quello che ho capito la sigla sì, del lavoro? Io in particolare mi occupo di comunicazione, quindi di raccontare le associazioni e aiutarle a raccontarsi. E in questa storia cosa c'è di paradisiaco? Che il mio lavoro mi è venuto in soccorso, come avevo sospettato, fiduciosa, e quindi il saper mettere dentro un'orchestra i tanti pezzi di un mondo che forse per chi non lo pratica appare tanto frammentato da non essere compreso, che è il mondo del volontariato, no? Quindi tu fai la comunicazione di quanti gruppi di volontariato? Ah, potenzialmente di 3.250 associazioni di volontariato, e tutte quelle che ne hanno bisogno, tante sono le associazioni in Toscana, sì. Che hanno, se vogliono, un referente di comunicazione che è l'ufficio. Sì, tu. Sì, per tanti aspetti. Questa storia che ha una sua profondissima realtà che io non vorrei, alla quale non vorrei rinunciare, tormentata ma anche con un epilogo interessante, è emblematica del fatto che il mio lavoro è paradisiaco, perché io sono riuscita a mettere insieme giornalisti, avvocati, certo, di strada, associazioni, luoghi, persone, buone volontà, impegno. Ma questo tipo di coincidenza che tu hai portato a buon termine si ripete? Cioè è un percorso che un altro disagiato potrebbe affrontare se non ti incontrasse te ma incontrasse qualcun altro? Beh, io penso di sì. Nella lettera cito il progetto Homeless di questa città, giusto per rimanere aderenti a quello di cui stavamo parlando. Fra dormire in strada e dormire in un letto, fra fare una doccia e non fare una doccia, fa una differenza sostanziale per la qualità della vita di una persona. Certo. E quindi questi luoghi ce ne sono tantissimi. Magari intervengono su pezzi di bisogno. Il vero problema è mettere in sintonia tanti pezzi, certo, perché possano essere una risposta, come dire, sufficiente per la vita intera di una persona. E tu, lavorando in questo centro di comunicazione per tutte queste associazioni, che altre belle storie hai incontrato di esiti positivi di questo lavoro? Perché è un lavoro che il volontariato sospeso sempre tra, no, l'abisso del non riuscirci e la, sì, difficoltà poi di riuscirci davvero in maniera continuativa. Il volontariato, infatti, dalla sua, le associazioni volontarie hanno
quando sono vitali e, come dire, fanno bene il loro mestiere, intercettano problemi e sanno dare risposte, hanno molta capacità operativa e molta creatività anche nel trovare le soluzioni, perché poi l'ente pubblico di solito si muove un po' dopo, no? A mettere a regime quel bisogno, comprenderlo. Un'altra storia bella è la storia che riguarda una cavalla, non so se vi interessa. Attenzione, certo che ci interessa, ma sento un segnale musicale. So che a questi segnali corrispondono delle grida e degli interventi dei cherubini. Molti programmatori sono scontenti della commercializzazione del software di sistema. Li può aiutare a far soldi, ma li costringe in generale a sentirsi in conflitto con altri programmatori invece che solidali. L'atto di amicizia fondamentale tra programmatori è condividere programmi. Le politiche di commercializzazione attualmente in uso essenzialmente proibiscono ai programmatori di trattare gli altri come amici. Gli acquirenti del software devono decidere tra l'amicizia e l'obbedienza alle leggi. Naturalmente, molti decidono che l'amicizia è più importante, ma quelli che credono nella legge non si sentono a proprio agio con queste scelte, diventano cinici e pensano che programmare sia solo un modo per fare soldi. Lavorando e utilizzando GNU invece che programmi proprietari, possiamo comportarci amichevolmente con tutti e insieme rispettare la legge. Inoltre, questo è un esempio che ispira gli altri, è una bandiera che li chiama a raccolta perché si uniscano a noi nel condividere il software. Questo ci può dare una sensazione di armonia che sarebbe irraggiungibile se usassimo software che non sia libero. Per circa la metà dei programmatori che conosco è una soddisfazione importante che il denaro non può sostituire. Richard Stallman. Hai capito? Quindi un altro paradisiaco, come si vede, no? Per quanto questi programmi condivisibili da tutti. Ma bene, vedete, ci arriveranno via via informazioni su questi buoni esiti di ricerca e di lavoro, cioè su lavori che in qualche modo danno la sensazione di aprire al futuro, no? Di risolvere dei temi non soltanto immediati, ma di aprire una cosa, come in questo caso la condivisione di software, che è questo GNU. La cavalla, stavamo dicendo, quella è molto bella, la storia della cavalla. La cavalla Lucy era una cavalla figlia di campioni, destinata a essere una campionessa e a correre. Aveva tutte le carte in regola nel suo fisico e nei suoi geni, ma non aveva nessuna voglia di correre e stava finendo al macello. Quando è stata intercettata dai volontari di un'associazione di Prato e l'hanno presa loro perché loro praticavano ippoterapia per i ragazzini con disabilità, i cavalli sono fra gli animali migliori per svolgere questa terapia, e si è scoperto che la cavalla Lucy, quella era la sua vocazione, salvata dal macello e eccezionale nel fare terapia ai ragazzini, tanto brava è, non soltanto svolge ippoterapia facendoli salire sulla sua groppa, perché sarebbero troppi, ormai è diventato un gruppo numeroso, e allora stanno cercando di comprare una carrozzella per la cavalla Lucy, perché anche portandoseli dietro i bambini trovano tanto giovamento. La storia della cavalla Lucy, giusto per rimanere anche all'interno dell'Internet Festival, è uno dei primi progetti che io ho seguito dove il volontariato con questa idea ha utilizzato le piattaforme di crowdfunding, questa di raccolta fondi sul web, piattaforme dedicate dove si presentano i progetti e avviene come un'asta di prenotazione, le persone a concorrenza della cifra che l'oggetto o l'obiettivo che si vuole raggiungere costa partecipano, e quindi è anche un progetto. Funzionano col volontariato queste cose sulle associazioni? Secondo me in genere funzionano quando l'associazione è molto forte nel gestire la comunicazione a sostegno della sua presenza in quel luogo, altrimenti sono già troppi e dispersivi. Poi ti chiederò anche cosa pensi della comunicazione delle associazioni attuali, cioè in televisione quando arrivano questi segnali, no, sull' 8 per 1000 e così via. E per ora voglio dire, quindi in qualche modo la cavalla Lucy è stata affidata ai servizi sociali e lì rende molto di più, diciamo. Cioè, non è detto che una persona che quando corre non vuol correre oppure corre in maniera, diciamo, così, se va a un servizio sociale non sia molto divertente anche con bambini che salgono sulle spalle, come... E quindi c'è una speranza per tutti. C'è una speranza per tutti.
E questo è bello. Allora, tra l'altro lì sarà di nuovo delle organizzazioni di volontariato che dovranno beccarselo, il nostro amico. Quindi c'è un elemento in più di nobiltà nel lavoro, insomma, certo, di interscambio sociale. È tutto lì. Ma la cavalla, perché non correva bene? Al di là, senza intanto... Perché non voleva farlo. Sei sicuro? Ci hai parlato te. E me l'hanno detto. Non voleva correre. Non voleva correre. La competizione la mandava l'agitava. In ansia. Invece questi bambini come sopra... Noi. Come noi. Che bello, mandava come sopra noi. E la... È bello questo fatto. La comunicazione è una cosa molto delicata, immagino, delle organizzazioni di volontariato. Perché da una parte si rischia di dover sottolineare gli aspetti del disagio che andiamo a coprire. Vedi, ha una lunga storia questa della comunicazione delle organizzazioni di volontariato. Tutti ricordiamo anche, dopo le tragedie delle carestie in Biafra, no? Quelle immagini molto disturbanti di ragazzini in pessime condizioni, con mosche e tutto, che poi, ricordo, cominciarono a cambiare. Io sto parlando proprio della preistoria di tutto questo. E ci fu una famosa campagna di un'organizzazione volontariato che era AMREF, che fece Jobbe, il comico, che cambiò l'aspetto, che faceva vedere invece sul territorio dove intervenivano delle persone allegre, no? Così. Sì, ricordo. Cosa sta succedendo? Com'è, a che punto è quest'idea della comunicazione di ciò che si va a affrontare, sia dentro che fuori, sia italiana che estera? Sicuramente, per fare un discorso in linea generale e risponderti, c'è una tendenza che io personalmente giudico un po' un'involuzione. Il bisogno di risorse ha fatto sì che le associazioni più grandi e forse le organizzazioni non governative ancor di più, che avevano deciso di non utilizzare più alcuni richiami tanto strappalacrime quanto forse offensivi, no? Nei confronti delle persone che poi si volevano aiutare. Il famoso bambino visto nel viso con tutta la sua sofferenza, sì, e la sua nudità. Ecco, se ci fate caso, negli ultimi anni stanno tornando, negli ultimi 2 o 3 anni si riaffacciano un po' queste modalità di comunicare, perché poi la competizione per riuscire a avere risorse dai cittadini è tanta. E forse siamo cambiati anche noi cittadini, perché molto probabilmente con quelle immagini doniamo e con immagini, come dire, di messaggi un po' più alti, sdoganati da questi luoghi comuni, siamo più indifferenti, insomma, quindi non critichiamo soltanto la pubblicità involuta, ma anche il nostro modo di reagire agli appelli. Piwi ci ricorda che c'è di nuovo i cherubini che stanno lanciando un altro segnale che viene dal web. Un giudizio complessivo sulla mia esperienza? Posso solo dire che sono stata molto fortunata. Ho fatto un lavoro che amavo. Si vivevano i rapporti senza problemi di dipendenza gerarchica. Ciascuno poteva segnalare i suoi problemi e discuterne. A proposito, non ho citato il caso della colonia diurna che nacque negli anni 53-54. Era arrivata in presidenza da un gruppo di operai di un quartiere la segnalazione che alcuni bambini avevano tirato sassate contro i vetri delle case. Questi ragazzi ci rompono i vetri, insomma, fate qualcosa voi! Io fui chiamata in presidenza e mentre Geno Pampaloni, che era allora responsabile della segreteria di Adriano, mi leggeva questa lettera, uscì dal suo ufficio l'ingegnere Adriano. Gli fu detto perché ero lì. Mi chiese cosa ne pensassi e dico: ingegnere, questi ragazzi sono a casa da scuola per le vacanze estive, le madri sono al lavoro, loro sono soli nel quartiere, si annoiano e tirano le sassate. E lui mi disse: veda cosa si può fare. Senza perdere tempo mi procurai la collaborazione di un maestro elementare. Affiggemmo un avviso per i ragazzi del quartiere che fossero interessati a passare la giornata con lui. Al mattino li raccoglieva, li portava nei boschi e poi a mangiare in mensa. Il primo anno fu così. Il secondo anno pensai: qui c'è bisogno di una struttura. E allora la famosa cascina Vesco, che poi fu trasformata in scuola materna, venne usata come colonia diurna. Ne adattammo i locali, c'era ancora il fienile, e apprestammo delle aule. Da una semplice segnalazione si creò perciò un servizio che l'ingegnere Adriano appoggiò con convinzione. La colonia diurna era molto richiesta, perché cosa possono fare le mamme che lavorano quando i bambini non sono a scuola, soprattutto durante l'estate? Con l'ingegnere Adriano avevamo degli incontri sporadici,
Ogni tanto mi capitava di incontrarlo. Mi chiedeva sempre del lavoro. Sapeva quanto anch'io ci tenevo a tutti questi servizi. Lui era il presidente e io ero un assistente sociale. Ma la collaborazione era tacita, fatta di fiducia e apertura reciproca. Cornelia Lombardo, in Olivetti dal 48, responsabile dei servizi sociali per l'infanzia dal 62 al 1981, anno in cui lascia l'Olivetti continuando per 4 anni a fare consulenza. È una bella storia. Questo è un esempio di lavoro bello, no? Che intelligente. Porta un... Sì, perché sia Adriano Olivetti, le colonie, l'attività di integrazione, diciamo illuminata, veniva detta a quei tempi là, della fabbrica rispetto alla società, alla vita dei lavoratori e così via. Che cosa ci vuole per fare il lavoro che proponi tu o che intercetti tu, cioè il lavoro del volontariato? Che caratteristiche hanno questi che partecipano di queste 3.500? No, mi sottraggo a questa domanda che mi fa generare. Io posso parlare del mio lavoro. Il mio lavoro ha sicuramente una caratteristica creativa, perché devo cercare con le parole di raccontare, e mi piace molto l'ambito delle parole e del linguaggio, perché penso che ci siano delle zone del disagio sociale che sono veramente a rischio di discriminazione attraverso il linguaggio. Questioni di genere, la povertà. Le parole che non si dicono, le parole buone. Le parole che non si dicono, una forse ormai abbiamo imparato tutti, tranne i giornalisti dei giornali locali, è Bucumprà. Una lo stiamo imparando in questi giorni grazie ai drammatici eventi di Lampedusa, e forse è clandestino. Cominciamo a capire che si definiscono le persone irregolari a seconda dei motivi per i quali sono irregolari. E questo clandestino non vuol dire niente, è solo vagamente offensivo. Non si direbbe nemmeno badante, però c'è questa legge che l'ha sloganato, è difficilissimo da aggredire, ma badante comunque deriva da badare gli animali, e forse non è proprio il termine col quale le persone che svolgono il lavoro di assistenti familiari vogliono essere chiamate, perché noi le abbiamo inserito proprio da quando sono diventate assistente familiare. Non si dice disabile, handicappato, eccetera, eccetera, si dice persona con disabilità. Perché? Perché io ho un handicap che aumenta o diminuisce a seconda dei contesti dove sono. Se ho le barriere architettoniche, non sono... Certo. Eccetera. Non direi più nemmeno puttana, nemmeno escort, non lo direi più. Direi, come ci chiedono le rappresentanti dei movimenti delle prostitute, direi lavoratrice del sesso. Non ci piace, pazienza, noi non dobbiamo offendere. Allora il mio lavoro, insomma, quando si misura con questo, è un lavoro divino, mi piace. È interessante, bello. E che reazione hai sui media quando proponi queste cose? È difficilissimo, non sono l'unica a proporre queste cose. In Italia siamo una bella rete che cerchiamo di lavorare su questo. E adesso in tutta Italia stiamo proponendo, grazie a un accordo con la Federazione Nazionale dei Giornalisti, dei seminari di formazione per i giornalisti, perché imparino a usare le parole con più rispetto, ecco, delle categorie. Perché finora è soltanto, diciamo, un consiglio personale che date voi, oppure un vis-à-vis parlando con loro? No, cioè non c'è una, c'è una rete che si occupa appunto di fare questo lavoro con i giornalisti, ci sono dei bellissimi testi pubblicati e recenti sulle parole per non discriminare, con degli studi e delle motivazioni e anche delle alternative, che di solito le alternative nascono con le persone che, certo, che lavorano sul campo, che non vogliono essere offese da quelle parole. Giusto. Il segno paradisiaco, o poi dopo bisogna dare anche un riassunto delle opere che sta facendo il nostro Azione Agricola. Aziende agricole, anche azione agricola.
Il paradiso, ecco, azienda agricola del paradiso. Giustamente, sì. Questo sì, sì, effettivamente sono pomodori, sono poco paradisiaci. Però. Diteci, Cherubini. Non abbiamo più bisogno di una rivoluzione che permetterebbe solo di dare un po' di più ai poveri, che sono tenuti in schiavitù dai sistemi bancari e di credito. È tempo di fare una rivoluzione che darà al popolo l'80% della ricchezza mondiale, oggi nelle mani soltanto di un 10% degli abitanti della Terra, che al tempo stesso afferma di promuovere la democrazia. Una vera democrazia non è tanto una società che consenta ad ogni persona di votare, è invece una società in cui esiste una pari condivisione delle ricchezze della Terra. La soluzione migliore è il paradismo, che è una naturale evoluzione del comunismo, ma senza alcun conflitto di classe, dal momento che in una società paradista il proletariato scomparirà. Con il paradismo il proletariato verrà sostituito da robot e computer ed ognuno potrà gioire di un mondo senza più denaro. Quando qualcuno vi possiede e siete costretti a lavorare, voi siete degli schiavi. La società per la quale lavorate vi possiede. Essa vi dà ciò che è sufficiente per sopravvivere, proprio come gli schiavi del passato avevano del cibo e un ricovero. I lavoratori di oggi sono degli schiavi. Nel passato, per controllare gli schiavi, essi avevano dei grandi recinti e delle pistole. Ora, per controllare gli schiavi, essi non hanno più bisogno di recinti, hanno il credito. 30 anni di schiavitù per pagare la propria casa. Per 30 anni non potete fuggire. Ogni mese pagate per la vostra macchina, il vostro televisore ad alta definizione. Non abbiamo bisogno di lavorare, non abbiamo bisogno di denaro. Robot, computer e nanotecnologia combinati insieme possono fare tutto quello che voi fate, anche meglio di come lo fate. La chirurgia ne è un buon esempio. I robot sono spesso migliori dei chirurghi. Se dei computer possono fare il nostro lavoro, noi non abbiamo bisogno di farlo. E siccome i robot non hanno bisogno di essere pagati, noi non abbiamo bisogno di denaro. Possiamo gioire di tutto gratuitamente. Sta accadendo molto velocemente, l'economia si sta sbriciolando, sta accadendo da solo. I saggi non sono spaventati, perché sanno che ciò porterà a un mondo senza soldi né lavoro. Le persone sono preoccupate quando sentono delle banche che falliscono. Quando vedete che accade, gioite! Sta avvenendo quella che è una tappa essenziale di questa umanità. Un mondo senza soldi, politici, esercito, violenza. Un mondo dove possiamo gioire della vita e possiamo dare dell'amore. Tutto ciò sta accadendo perché il sistema monetario sta collassando. Stiamo vivendo il momento più eccitante nell'intera storia dell'umanità. Anche se ci aspettano dei momenti difficili, questi ci permetteranno di vivere in una fantastica epoca di grandi cambiamenti. Claude Vorion, rinominatosi Rael, teorico del movimento per il paradismo. Hai capito? Accoppiato a Casaleggio, quindi. Dal punto di vista, ecco dove ha accoppiato. Veniva in mente le cose, non sapevo io che Rael dicesse queste cose qua. Rael, non so se lo sapete, i raeliani, quelli che si vestono tutti di bianco, non so perché avete scelto questo brano, è molto interessante la cosa, perché sul paradiso, giustamente, il paradismo è una teoria contemporanea. Questo Rael era è un francese che faceva il corrispondente sportivo di radio, e a un certo punto, mentre andava in giro da un punto a un altro a fare una corrispondenza per una partita, ebbe una chiamata degli extraterrestri, come capita spesso ai corrispondenti radiofonici, e quindi si mise in ascolto e entrò in sintonia con qualcuno che gli disse queste cose, peraltro sacrosante, che se abbiamo una serie di robot che fanno tutto quello che dobbiamo fare noi, noi non facciamo più le cose e possiamo divertirci a giocare a briscola, a fare altre cose. Lui nello specifico ha creato una piccola società con dei ruoli anche sessuali piuttosto specifici e delle selezioni a secondo del gradimento del capo delle signorine, che è quindi condiviso però dalle signorine, e c'era la moglie di un noto illustratore che è Mebius, Giraud, il disegnatore, che era
con loro, e lui c'è rimasto anche un po' male lui a un certo punto, e poi ora si è morto, è passato tutto. Però è molto interessante Costa Reniani, perché l'elemento dell'utopia del non lavoro e della crisi del sistema bancario legata a questo ragionamento su cosa sia il mercato, il denaro, il controllo indiretto che il denaro ha su di noi, è uno dei grandi temi della comunicazione anche politica oggi, di questi tempi qua. Cioè siamo in un'epoca in cui sembra tutto enormemente possibile e non capisci come mai non funzioni, cioè dov'è che c'è, allora nascono queste teorie anche molto, molto suggestive nel mezzo, in cui si dice colpa di questo e colpa di quello, e si evocano queste soluzioni infinite dei computer. Sì, sì, delle utopie non le ci possiamo sorridere, non dobbiamo mai avere paura, sono un motore straordinario per trovare altre soluzioni. Io, infatti, secondo me gli extraterrestri vanno benissimo, sono molto favorevole a tutte queste cose, se ne trovate uno ditegli che io ci sono. Però viceversa. Sì, tu sei, qui stiamo parlando del paradiso del lavoro, va bene. Tu ti senti, diciamo, nel paradiso del lavoro, quindi, cioè, perché è un lavoro che fanno quelli buoni, cioè ti senti dalla parte di quelli buoni, cioè avete un po' questo fatto voi del, no? Del volontariato, che siete quelli i migliori, quelli buoni, no? C'è questa cosa. Ma continua. Vi sentite? Continua, ce la farò a risponderti. Vi sentite, siete poi così buoni anche? Non so se loro, i volontari, sono così buoni, ma non è ciò che mi interessa. Non è ciò che ti interessa. No. È una categoria che mi sfugge fin da quando ero bambina, il maestro mi chiamava a segnare i buoni e i cattivi e io litigavo tantissimo. Non volevi dicendo, buoni e non esistono i buoni e i cattivi. Okay, per cui pensa, mi sfuggiva allora, mi sfugge anche oggi. E, no, mi interessano più altre categorie, quelle che riesco a comprendere meglio e anche a raccontare meglio. Secondo me dentro il volontariato c'è molta intraprendenza, c'è molta operosità, c'è molto saper fare, c'è molta intelligenza, cioè a volte ci sono anche tanta creatività, perché si torna all'utopia, si immaginano delle soluzioni che ancora non esistono, si praticano in nicchie e poi magari diventano soluzioni condivise da molte persone. Guardate tutto quello che è dentro l'economia solidale, dai gas al sostegno al microcredito, sono tutte esperienze che fino a pochi anni fa sembravano di visionari, no? E invece poi in un momento di crisi diventano delle soluzioni. E come siete c'è nel volontariato. Da quanto tempo fai questo lavoro di comunicazione? Da 14 anni, 15. E com'è cambiata la percezione del volontario in questi anni? Il lavoro tuo ha creato sono proprio un mondo in cambiamento profondo, per cui risponde immediatamente a come si muove la società. Ora, per esempio, negli ultimi anni notiamo che le associazioni tornano a presidiare i terreni del sociale, perché sono frontiere di bisogno che si aprono improvvise, no? Non sono solo parole, le nuove povertà, eccetera. Quindi c'è questa mobilità formidabile, secondo me. Poi hanno anche dei difetti. E nel mondo in generale a cui tu comunichi l'esistenza di queste organizzazioni è difficilissimo. Hai visto cambiare l'atteggiamento negli anni? Io penso che ancora cambia con una lentezza che se uno non fosse veramente appassionato del suo lavoro è demoralizzante. In realtà mediamente in questo paese si ha ancora un'immagine del volontariato anni 50. Sì, un volontariato che non c'è, proprio che quasi non c'è missionario, più, insomma. Quasi missionario, a volte sono anche le associazioni che si frastornano. Non ti preoccupare, te finisci poi dopo. Di nuovo i cherubini hanno un'altra comunicazione che viene dal web. Sotto la dicitura, offerte di lavoro da paradiso in Italia. Massaggiatrici tantra urgentemente cercasi. Centro massaggi tantra italiano in Svizzera a Chiasso cerca urgentemente massaggiatrici di davvero bella presenza, età compresa tra i 23 e i 43 anni, per propria clientela prevalentemente maschile di alto livello economico e sociale. Mandare curriculum vitae e numero di cellulare. Se si chiama invece assolutamente con numero visibile, grazie. Paradiso del tantra.
Cassieri e commessi per super apertura mini market. Cercasi commessi e commesse per nuova apertura supermarket a Trapani. I candidati e candidate ideali devono presentare le seguenti caratteristiche: spiccate doti relazionali e comunicative, con predisposizione al contatto con la clientela, flessibilità e dinamismo, età massima 40 anni. Inviare risposte curriculum con foto a davide.paradiso86@gmail.com. Davide Paradiso. Cerchiamo agenti che vendano già altri capi in maglia, capospalla, intimo o pigiameria, camiceria, pantaloni donna. La ricerca è su tutto il territorio nazionale, ma le zone di nostro maggiore interesse sono la Toscana, l'Emilia-Romagna e la Puglia. Studio M SRL. CT SRL ricerca venditori plurimandatari, preferibilmente già inseriti nel settore tabaccheria, cui affidare la commercializzazione dei propri prodotti nella regione toscana. Si offre contratto di procacciatore d'affari a norma di legge, retribuzione su base provvigionale, zona in esclusiva, piena autonomia organizzativa. Si richiede partita IVA, ambizione, serietà. Continental Tobacco Italy SRL. Selezioniamo in tutta la Toscana per navi da crociera e villaggi turistici, hostess, animatrici e animatori, anche prima esperienza. Selezioniamo in tutta la Toscana per partenze per tutto l'anno. Hostess animatrici per partenze tutto l'anno, hostess animatrici mini club, animatori, DJ per navi da crociera, villaggi turistici, resort in Spagna, Grecia, Maldive, Mauritius, Kenya, Zanzibar, Capoverde, Egitto, Italia. Disponibilità richiesta minima 4 mesi. Possibilità anche di lavoro continuativo, inviare curriculum vitae con una foto. Animation Gun. Vedi? E così hanno trovato Schettino anche. Poi dopo non sempre funziona. Però, gli animatori sono una grande categoria, non dimentichiamo, Fiorello è nato dentro il grande mondo degli animatori, e vi dicevo, è un lavoro abbastanza allegro l'animatore, tutto sommato. E ogni tanto li trovi quando viaggi, trovi arenati in dei posti a Cuba, in dei villaggi turistici, ormai da 8 mesi che non ne possono più di fare delle cose, far muovere le mani a tutti quanti. È un lavoro anche complesso, difficile, il paradiso è difficile da guadagnarsi. Bene, e 3 caratteristiche che definiscono il tuo lavoro, paradisiacamente parlando, degli elementi, delle parole chiave per definire il lavoro tuo. La prima che mi viene in mente, poi psicanalizzatemi voi, è che è meticoloso. Vedi. È qualcosa legato, sì, molto... ha un lavoro meticoloso di conoscenza. L'altra che mi viene in mente è ascolto, perché riuscire a dare una mano alle associazioni, che sono dei luoghi molto complessi, bisogna avere un altissimo livello di ascolto per poter dar loro una mano. E poi l'impegno. Io in questo mondo comunque incontro tantissime persone impegnate, tantissime persone che non pensano solo ai fatti loro. E questo mi piace molto. Ho capito. E quindi questo dato, che cosa ti colpisce di più? Proprio il fatto del loro impegno? Cioè, sì, l'impegno. Più che tutte quelle parole legate alla bontà e dintorni è l'impegno. L'impegno, l'entusiasmo... di voler incidere, di vedere dove c'è un bisogno, di non essere né caritatevoli né però con quell'atteggiamento politico che il problema è sempre altrove, no? Il problema è lì, non è sempre altrove. Questo è importante quello che stai dicendo, cioè di fatto il volontariato nasce proprio da una reazione a questo rimandare sempre il politico dell'altrove, a entrare immediatamente. E li trovi paradisiaci o no? Al di là di te e il tuo lavoro, che sei te l'oggetto di... Spesso sì, non però, sempre. Ecco, che come li trovi? Mi succede di trovare paradisiaci. In questo momento mi succede di trovare prevalentemente donne paradisiache. Ah. È proprio un profilo di donna matura, colta, che si impegna nel volontariato e che secondo me è una sintesi di intelligenza e capacità di darsi da fare, è bellissimo. E anche di autogestione, cioè di prendere il mondo nelle proprie mani, quindi di grande risolvere, soddisfazione sì, di vita senza condivisa. Troppe mediazioni. Ti ringrazio. Abbiamo altre grazie, sì, è giusto che... Vogliamo vedere... e capire dove ci sta portando il nostro Guido Bartoli.
forse dopo questo angelo, che è un angelo un po' nero, un po' scuro, diciamo, si potrebbe anche cominciare a fare una specie di riassunto delle opere fatte finora. Così ci rivediamo. Ecco, il maestro sta mettendo della biacca. Dopodiché volerà. Ecco. Perfetto. Vedi? Riesce a volare, infatti. Perché non guardiamo un po' le cose che hai fatto finora, così gli diamo un riassuntone? Perché mentre si chiacchierava si distraevano alcuni, li ho visti, capito? Per cui diamo una sintesi di alcune cose che hai fatto. Perché no? Le mettiamo una sotto l'altra, una dopo l'altra, e ce le vediamo. Ecco, divin lavoro, il paradiso. Angeli e cherubini. La musica ci sta bene. Togliere l'acqua dal mare, sì. Ah, bello questo. No? Scambio di parole. Vedi? Questa è la cavalla famosa che non è diventata mortadella. Bella la mosca. Bambini con le mosche. Hai tu, hai fatto subito la mosca. Questo? Olivetti. Giustamente si vede. Con la corona. Il paradiso, sì, sì. Paradiso, la domanda, giustamente. Non dubbio. La risposta è questa. Questo io di te, voi, noi vogliamo il controllo. Cioè, ah, lo dite voi, no io. Questo, perché parlava un po' così, questo io di te. Questo lo dite voi, noi vogliamo il controllo, giustamente. Mebius ha ragione, che è morto, povero. Ecco i marziani, siamo noi buoni, voi volontari? Bene, sapremo valorizzare i vostri pregi. Questo è bello. Una pessima chiocciola, la schiacciamo. I commessi come le massaggiatrici, questo è un po' enigmatico. No, erano le offerte di lavoro sul web. Sì, c'è un po' di tutto, per cui c'è anche questo. Paradisico, beh, complimenti, stiamo andando forte. Grazie. Ci sono altre parole? I cherubini ci raccontano altre storie. Innanzitutto, il lavoro fa male. Tant'è vero che quando un medico visita un ammalato, come prima cosa gli dice riposo assoluto. Hai mai sentito dire lavoro assoluto? Edoardo De Filippo. Che era un'anima beata, giustamente. La Bibbia ci insegna che il non avere nulla da fare, l'ozio, era la condizione di beatitudine del primo uomo prima della sua caduta. L'amore dell'ozio resta lo stesso nell'uomo caduto, ma la maledizione pesa sempre sull'uomo, non in quanto dobbiamo guadagnare la vita col sudore della fronte, ma in quanto per le nostre qualità morali non possiamo essere felici oziando. Una voce misteriosa dice che siamo colpevoli perché siamo oziosi. Se l'uomo potesse trovare il modo, restando ozioso, di sentirsi utile e fare il suo dovere, ritroverebbe una parte della sua beatitudine. Una classe intera, la classe militare, gode di questo stato di oziosità obbligatoria e incensurabile, e in questo risiede l'attrattiva speciale del servizio militare. Lev Tolstoi, Da guerra e pace. Giusta osservazione. L'ozio è un enorme cuscino che ti fa respirare appena appena. Paolo Migone. L'ozio è il padre di tutti i vizi. Stefi. Ozio, intervalli di lucidità nei disordini della vita. Non è che sto oziando, è che sono diversamente attiva. È impossibile godere a fondo l'ozio se non si ha una gran quantità di lavoro da fare. Jérôme K. Jérôme. Finiti? Finiti. O c'è anche quello in inglese?
Vedo degli strani annunci in inglese, li mettiamo ora? Li mettiamo ora. Mettiamoli ora. New beginning. Un nuovo inizio. In the spirit of celebrating September and new beginnings, I am offering per festeggiare settembre e un nuovo inizio, offro due sessioni di coaching da 90 minuti al costo scontato di £90 al posto di 130. I giorni per cui vale l'offerta sono sabato 7 e sabato 21 tra le 6 e le 8 del pomeriggio. Se tu o un tuo amico vuoi inaugurare una nuova vita, questa è la vostra opportunità. Le prime due persone che mi contatteranno riceveranno questa offerta speciale. Ditelo in giro. About coaching. Che cos'è il coaching? Coaching is the art of asking powerful questions to support. Coaching è l'arte di fare domande profonde per aiutarti a connettere il tuo sé profondo e permettere alla tua guida interiore di emergere. Diversamente dal counseling e della terapia che si focalizza sul passato e sui problemi che possono avere influenzato il tuo presente, il coaching guarda a chi vuoi diventare e a come il futuro può ispirare il tuo presente. Certo, ci è voluto un po' di viaggio, ma alla fine l'ho trovato il mio paradiso del lavoro. Non esisteva quando ero piccolo il life coach, eppure esiste fin da Socrate. L'arte di fare domande per far emergere la saggezza profonda, il sé superiore, la parte di noi che sa raccontarci del nostro paradiso in terra, della vita che vogliamo in ogni dettaglio. Simon Blackhall. Questo è anche un lavoro abbastanza paradisiaco, quello del counselor, no? Che ultimamente, prima non c'era, però conosco diverse persone che hanno fatto questi corsi, insospettabili anche, stanno lavorando, una specie di consiglione, no? A un certo punto che arriva... Io non parlo, non te lo dirò mai se l'ho fatto, cercando non l'ho di fatto. Capire se funziona o non funziona, però è un lavoro molto bello, anche da mettere in relazione a quelle cose di Rael, dei paradisiani, insomma, tutto sommato. La fine è come un amicone che cerca di farti parlare delle cose, cerca di romantica, senza pensare di essere né uno psicologo né uno psichiatra, insomma. Soprattutto non pensa che tu ci abbia qualcosa di strano, distorto, correggere. Esattamente, cerca di integrarti, di permetterti di funzionare in un contesto dato, quindi è un'altra delle cose moderne che ci sono. Senti, ma delle cose che non ti piacciono dell'attività, del mondo nel quale vai paradisiacamente a mettere i tuoi eleganti stivali? Non mi piace quando incontro le associazioni che non sanno più criticare, denunciare, che non hanno coraggio di esporsi, che si ritrovano addormentate nella gestione dei servizi per il pubblico e non si guardano più intorno e soprattutto hanno perso la libertà quando vanno dalla politica col cappello in mano, quando soffrono dei complessi di inferiorità dei quali non dovrebbero soffrire assolutamente nei confronti di tutti i poteri, politica, media, università. Ecco, li vorrei sempre un po' più orgogliosi del loro fare e anche del loro pensare. Molto bello che tu dica con questo bel sorriso queste cattiverie nei confronti di tutta una serie di persone, perché poi non stai denunciando una cosa molto Sono grave. Sono sincera. Sì, appunto, che esiste anche nel volontariato un rischio di... No, si cade velocemente dal paradiso agli inferi. Se poi te la dico anche più grossa, il vero istigatore, fra virgolette, di un volontariato così è spesso il nostro ente pubblico, la politica, cioè proprio un soggetto pericoloso che si aggira intorno a lui, non sempre virtuoso. Che quindi che possa incentivare delle passività, degli atteggiamenti diciamo gregari, ti detta quello che devi fare, ho capito. Bene, allora buon lavoro a tutti. Abbiamo chiuso, credo, qui, no? Come finanziamento. Però benissimo, sono contenta che tu abbia detto queste cose qua. Io credo che nella scaletta della serata abbiamo il nostro amico che adesso verrà
a comunicare una cosa alquanto importante. Lo lascio giungere e presentarsi e far tutto lui, perché è Valerio Morellato, 33 anni, un metro e 92, che è 94. 98, vedi, ecco, mi sembrava, perché io ho un metro da 99 centimetri e ce ne sta in due perfettamente, che invece di giocare a basket si è laureato in ingegneria e ha fondato, se ve lo dite voi forse la biografia di questo signore, ce l'avete? Sì. No. Sì, se no, se vuole raccontarsi prima persona Valerio Morellato, nome e cognome. Grazie. Ho 33 anni adesso e quando ho iniziato gli studi di ingegneria un po' di anni fa ho pensato che volevo cercarmi un lavoro che potesse diventare un'occasione per portare avanti i miei ideali, le cose in cui credo. Volevo farne un po' il mio paradiso, non solo portare a casa il giusto stipendio, ma cercare di fare quello in cui credo. Un po' di anni fa ho fondato un'azienda, Morellato Energia, e ho iniziato a occuparmi del settore dell'energia. Il settore dell'energia è una cosa che ho sempre visto come fondamentale nelle nostre società, perché la nostra società si basa sulla disponibilità di energia. Se non ci fosse, non riusciremmo a avere il benessere di oggi, e tante delle ingiustizie e delle guerre che ci sono nel mondo oggi sono proprio per riuscire a accaparrarsi le risorse di energia. E quindi ho maturato la convinzione che questo era un settore in cui bisognava incidere per cercare di cambiare un po' la nostra società, bisognava eliminare questo problema di base nella nostra società, la disponibilità di energia. Ho iniziato a occuparmi di fotovoltaico, di risparmio di energia nelle case, nelle abitazioni, perché nelle abitazioni dove noi viviamo ci sta la nostra quotidianità e quindi influenza il nostro carattere quotidiano. Un anno fa una persona è venuta da noi in azienda, ci ha portato un capitolato, ci ha chiesto di partecipare a sviluppare una soluzione per raffreddare un serbatoio da 10.000 litri di acqua marina. Inizialmente non era chiaro quale fosse lo scopo, poi a un certo punto una mia collega, sono fortunatamente circondato di tante persone veramente ammirevoli che lavorano con me, si è accorta che questa azienda ha come cuore centrale della sua attività praticamente solo una grande produzione, è la realizzazione di siluri. Siluri. A quel punto ci siamo resi conto che il nostro lavoro avrebbe indirettamente contribuito alla realizzazione di questi oggetti che hanno uno scopo esclusivamente bellico. Siamo stati fin dall'inizio consapevoli che pensare di tirarci indietro non avrebbe cambiato niente, qualcun altro avrebbe fatto quell'opera al posto nostro. Però non ce la sentivamo di andare avanti. Per carità, non tutti, un'azienda è fatta da tante persone. Quanti eravate? Quanti siete in azienda? Ora purtroppo un po' meno, perché il nostro settore ha ricevuto molte bastonate e siamo in meno a lavorarci rispetto a quel tempo. Allora eravamo quasi una ventina di persone. E tra essi ci sono delle persone che hanno famiglia, ci sono persone che hanno 50 anni, magari, o altri che hanno bimbi piccoli, e la situazione economica non era facile, non lo è tuttora, e pensare comunque di dover fare conti con la cassa integrazione o di rinunciare a un'opportunità è difficile, anche quando potresti condividere i principi che altri ti suggeriscono. Certo. E se ne è discusso, è stata una discussione sofferta, disarticolata, non strutturata, non lineare come uno potrebbe sperare che fosse, però alla fine la decisione che ho preso, sentendo che c'erano persone con me in azienda che volevano andare in questa direzione, è stata quella di scrivere loro e di dire che non avremmo partecipato al progetto, pur sapendo che qualcun altro avrebbe sicuramente preso il posto nostro, ma non ce la sentivamo di mettere la nostra professionalità al servizio di una struttura che realizza ordigni bellici. Ma è colpo io. Perché... E quindi siamo senza siluri. Ci abbiamo i navi senza siluri. Per colpa tua, voglio dire, uno va, anche i bambini vanno in gita sugli incrociatori e questo è il coso dei... No, non ci sono. Navi senza siduri abbiamo.
Quando dici la discussione sarebbe, avrei preferito che fosse più lineare, certo. Spero che non siano successe le tragedie, non è che li avete bastonati. No, certo che no, però sicuramente c'è anche chi in azienda la pensava diversamente, beh, quindi è stata appassionata e è stata anche aspra in certi momenti, però alla fine sei un gruppo di persone, alla fine cerchi di prendere atto di quello che la maggioranza delle persone sentono importante. E questo poi ha giovato all'identità dell'azienda, vi ha fatto essere più felici, più paradisiaci. C'è stato un effetto che non avremmo mai messo in conto. Noi facciamo parte del distretto di economia solidale di Pisa, una piccola realtà con tante buone idee, e quando abbiamo fatto questa scelta lo abbiamo detto al distretto, abbiamo detto supportateci, stiamo facendo una scelta difficile, alcune persone che lavorano qui la accettano con molta fatica, spargete almeno un po' la voce, che quantomeno si sappia, magari qualcuno ci prenda in considerazione anche solo per fare un preventivo anche da noi, per il nostro lavoro. E c'è stato un tantam sulla rete, c'è stato un passaparola incredibilmente più ampio di quello che mai ci saremmo potuti aspettare. Sono arrivati dei giornalisti, sono arrivate le televisioni e c'è stato un riscontro di diffusione di questa cosa che ci ha fatto arrivare delle persone interessate a conoscerci, a voler fare del lavoro con noi. Certo, complimenti, pacche sulle spalle, ma anche persone che dicevano fatemi un preventivo anche voi, perché se siete come gli altri, a parità di condizioni io voglio lavorare con voi, voglio che l'impianto solare me lo montiate voi, voglio che la caldaia o il climatizzatore me lo montiate voi. Bello. E a 3-4 mesi di distanza io ho tirato un po' le somme di quello che era uscito fuori da questo turbinio e sostanzialmente grazie al passaparola abbiamo realizzato un fatturato doppio rispetto a quello che avremmo fatto se avessimo preso quella commessa. Bello, quindi avete non solo placato l'inquietudine di quelli che non volevano, gli avete dimostrato che si poteva andare meglio. Si può fare economia anche contando non solo sul rapporto qualità-prezzo del prodotto che fai come una qualunque azienda, ma cercando di offrire anche un terzo oggetto di scelta critica, che è raccontare te stesso e raccontare le tue scelte etiche. Se il consumatore, il cliente, percepisce, il pubblico sceglie che oltre alla qualità e al prezzo si può scegliere un prodotto anche per una motivazione etica come terzo elemento di giudizio, non come solo elemento di giudizio, ma magari quando c'è la qualità, c'è il prezzo, a parità di questi scelgo anche chi condivide con me certe scelte etiche, così facendo si può sostenere un fare economia diverso. E fare scelte etiche potrebbe diventare non penalizzante, ma potrebbe diventare un incentivo a andare in quella direzione. E questa è stata la cosa più bella, scoprire che si può riuscire a creare un modo di fare economia diversa, pur essendo un'azienda propria. Bello, io sono favorevole a quest'uomo, sei te che lo presenterei alle primarie immediatamente anche, no? Cioè al congresso, cioè questa unione tra profit, però anche il benefit, il buono, il profit buono, il denaro buono, basta con questi siduri che poi sono anche brutti a vederli, questa forma supposta non è elegante, non è bella. Se vengono a trovarti comunque dei signori con dei baschetti neri e delle divise e delle cose dei servizi segreti, stai attento, perché questi ti dicono che vogliono fare altre cose, ma in realtà ti stanno magari spiando. Non vengono a comprare un condizionatore, forse. Esattamente, condizionatore. Beh, io ti ringrazio molto, mi sembra una testimonianza molto paradisiaca. Grazie, complimenti. Vedi che studiare serve a qualcosa. Sì. Contrariamente a quello che dicevi prima. No, io non l'ho mai detto che non serve. Beh, insomma, queste cose danno diciamo. Lo sai, a proposito dell'ingegnere, che ci sono tantissime associazioni di ingegneri, di agronomi, di medici che volontariamente fanno un sacco di cose a favore di persone che non possono permetterselo? No, non lo sapevo.
sono un fenomeno, cioè, di questo periodo. Cioè le associazioni di categoria, sì, che si muovono professionisti verso... che fondano associazioni e si mettono a disposizione. Ho capito. Quindi nonostante la crisi, forse anche chissà, proprio perché c'è la crisi, nascono queste vocazioni, cioè c'è una reazione... Sì, lo chiamiamo il volontariato delle professioni, è un fenomeno in nascente ma molto significativo, se vuoi. E poi dove una società non ti dà possibilità o occasioni di realizzare la tua desiderio di felicità, te le cerchi di organizzare per conto tuo, quindi dovrebbero, a fronte di una crisi di questo tipo, sono promesse di esiti che non ora si realizzano. Finiamo dicendo la crisi virtuosa, no, 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 come va a finire? No, no, io credo c'è quello, come si chiama, Rael, che già lo dice, no? C'è la crisi meravigliosa. Però dico, noi cogliamo delle cose, insomma, stiamo parlando del paradiso che è sempre ovunque, direbbe la dottrina, va soltanto saputo cogliere, no? E quindi non è un problema che c'è. E anche lui sta divertendosi abbastanza con lo shaker, questi accenni di rumba che ogni tanto ci interrompono la conversazione, ma sono belli. Mi domandavo se il nostro Peewee voleva dedicarci un momento più ampio di musica prima di andare a concludere la nostra cosa. Cosa si sta disegnando, maestro? Angeli. Angeli, no. Diavoli? No. Solo angeli, ho capito. Ah, mi sembrava corrucciato quello a destra lì. Questo qui risulterebbe un po' corrucciato. Ma vabbè, angelo corrucciato, vabbè. Sono dei momenti di corrucciamento anche dell'angelo. Io vorrei concludere a questo punto, prima chiedendo alla nostra Beatrice una parola, non dico definitiva, ma insomma una sua chiosa su tutto questo qui, prima di leggerti un brano di Bianciardi, che dalla vita agra immagina anche lui una maniera di combattere questo predominio della società di mercato, no? Cioè dell'economia che deve per forza produrre, vincere, e lo immagina con una cosa molto intonata a questo, alla vocazione di questo cinema a Lumière. Però prima vorrei che tu concludessi e poi dopo gli do questa lettura. No, io vi ringrazio, ho visto un pubblico tanto e attento, ti ringrazio e ti lascio alla lettura e mi metto a seguirla insieme al pubblico. Grazie mille, grazie a Cristiana Guccinelli che... conclude, gli autori qui hanno selezionato una serie di testi molto interessanti.
Perché qui contro il neocapitalismo e anche il socialismo insieme, in questo caso Bianciardi attacca tutti e due, perché poi la grande realtà di questi tempi qua è che si afferma questa nuova cultura, forse durerà millenni, alla fine il denaro è un po' come una religione, sta diventando, cominciano a dirlo alcuni filosofi, Agamben ne parla, ogni tanto fanno articoli su questo, alla fine il mercato ha reso una comunità dal Giappone all'altra parte del mondo, siamo dentro un'idea comune dei valori della vita. Se voi avete in casa un computer è diventato come un altare, perché con un codice qualsiasi ti colleghi con la borsa, l'ho fatto io proprio per giocare, per vedere se era vero, insomma, e puoi acquistare dei titoli, come mentre lo sta facendo un giapponese contemporaneamente da un'altra parte e un turco da un'altra parte ancora. E io ho comprato subito un pezzo del canale di Suez, per cui sono proprietario modestamente di una parte del canale, circa 200 euro, però insomma c'è abbastanza che puoi prendere. Però questa cosa ti mette in comunicazione col mondo sulla base di un sistema condiviso che è l'adesione all'idea del mercato, del denaro come enorme potenza che alla fine funziona come un dio, funziona come regolandosi da solo, non lo controlli più tu, è lui che sembra eleggere i suoi sacerdoti, persone particolarmente sensibili a capire come vanno i flussi. Non a caso i leader delle religioni tradizionali cominciano a seccarsi, il Papa che c'è ora costantemente lancia appelli contro questa religione del denaro, che definisce idolatria, perché tecnicamente così nel pensiero della Chiesa viene definita, per non dire degli islamici che anche loro ci danno dentro sulla critica del rapporto tra denaro e egemonia politica. Quindi siamo nel pieno di una specie di battaglia di religioni, parrebbe, e dentro una cultura del denaro nella quale siamo completamente immersi. I giornali che vedete parlano costantemente di fede, la crisi, i sacrifici sono un termine religioso, i sacrifici, la speranza che tutto cambi, che ritorni, ogni tanto ci uno dice è finita, non è finita, sembrano invocazioni religiose. Questa cosa era intuita anche dagli scrittori, che contrappongono, in questo caso Bianciardi, un'attività profondamente umana e antieconomica a quella dell'economia capitalista e socialista. Per questo dico, qui ci abbiamo provato anche in questo cinema. Unico grande bisogno sarebbe quello di accoppiarsi, dice Bianciardi, di scoprire le 175 possibilità di incastro realizzabili tra l'uomo e la donna e inventarne ancora, unirsi in piedi, seduti, supini, bocconi, inginocchiati, accoccolati, a caposotto, eseguire la penetrazione vaginale, rettale, orale, scritta, telegrafata, intramammellare, subascellare, praticare l'irromazione, la fellazione, la podicazione, il cunilingio e il simpilegium copulatorium, punto. Unirsi sui letti, negli armadi, alla finestra, guardando chi passa, nei prati di periferia, nella pineta di Tirrenia, sopra un moscone al largo della costa adriatica, abbandonati al ritmo delle onde e delle correnti, anche a rischio di toccare l'orgasmo già in acque territoriali jugoslave, negli scompartimenti di seconda sulla linea di Sarzana, al cinema dietro le tende delle uscite di sicurezza, per le scale di casa, coi piedi su due gradini diversi, dove trattasi di zoppe neanche esse escluse dai festeggiamenti. Dentro le cabine degli ascensori, nei capanni della spiaggia di Rimini, in acque salse poco oltre la battigia e fra mezza ai bagnanti, sul piedistallo delle statue di Pomona, neopalchetti della Scala, recubando sulla pelliccia pagata dal bubù, nei vomitori dell'arena di Verona, tra le rovine della cittadella di Pisa e finalmente sulla poltrona patronale del padrone Timberjack, lasciandovi a dispetto e a prova i segni di una eiaculazione ritardata. Questo programma, massimo eversore della moderna civiltà, esige purezza di cuore e assoluta dedizione, rinuncia ai beni mondani e castità di sentire, una specie di voto per un vivere solitario a due o al massimo a tre, lungi dalle tentazioni terrene. Chi faccia tale scelta, giacché egli mina alle basi il neocapitalismo e il socialismo insieme, si prepari a vedersi contro tutta la società. Fittacamere, portinaie, camerieri d'albergo, segretari di redazione, colleghi di ufficio, vigili urbani, questurini, preti, sociologi, radicali, comunisti, levatrici, banche, fornitori, enti nazionali, tutti li avrà contro. Luciano Bianciardi, questo è il paradiso di Bianciardi. E con ciò vi ringraziamo. L'ultima immagine è quella del nostro
pittore, che giustamente, okay. Cos'è questa roba qua? Ora ce la spieghi te però, eh? La poltrona del padrone Timber Jack. La poltrona del padrone Timber Jack, molto bene, va bene. Qualsiasi cosa tu sogni o pratichi di notte, ci va benissimo e siamo contenti per te. Allora, ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questi incontri, il primo, il secondo e il terzo, il disegnatore Guido Bartoli, che applaudiamo. Maestro Piwi, i nostri cherubini, eccoli qua, e Cristiana Guccinelli che ha con noi condiviso la cosa. Vi ringrazio tutti quanti, buon proseguimento, mi raccomando, siate buoni, essi buoni, come sia, siate buoni e tutti andremo in paradiso. Grazie, arrivederci. Al lavoro del piacere, quando saremo là e poi, il piacere del lavoro basta qui. Basta un giorno di coloro che non sanno divertirsi, non c'è niente da stupirsi che si possa